parla di felicità nostra, dire essere beati, essere felici, ma andiamo a capire perché Gesù ci vuole felici e come ci vuole felici Gesù. Innanzitutto viene chiamato anche in un altro modo questo discorso, il discorso delle beatitudini oppure della montagna. Perché della montagna? Gesù sale sul monte e parla, così inizia proprio il Vangelo, eh? Dice: vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Poche parole, ma che ha inquadrato l'azione di Gesù. Tra poco pure noi saliremo sul monte. E ci vuole un po' di fatica, no? Per salire sul monte. Non è troppo alto, questo non è il Gerizzo, è un po' più basso, però ci vorrà lo stesso un po' di fatica. Non è il Sinai questo, però ce lo ricorda, ogni monte ci ricorda. E mi introduci proprio tu al pensiero che stavo per dire. Dire che Gesù è salito sul monte significa che Gesù è salito sul Sinai. Ma che c'entra il monte? È proprio il Sinai dove Gesù è salito il Vangelo? Non ce lo dice quale monte. Ma può darsi che non era proprio il monte. Perché? E perché l'altro evangelista ci dice che Gesù stava in una vallata sull'erba. Quindi è San Matteo che ci descrive in questo modo la situazione. Ma perché? Il monte cosa ricorda? Sul monte. E quasi a dire è un monte conosciuto da tutti. Perché? A che cosa sta facendo riferimento l'apostolo Matteo che scrive il discorso della volontà? Ci sta presentando Gesù come il nuovo Mosè. Mosè che cosa fa sul Sinai? Ha dato al popolo le tavole dell'alleanza che aveva scritto sul monte, perché Dio si era rivelato a lui, lui le aveva scritte e le aveva poi consegnate agli ebrei, ai suoi fratelli. E allora Gesù sale sul monte e poi dice ancora il Vangelo, dice: si pose a sedere. Nel film qui non abbiamo visto che l'ha messo a sedere Gesù, no? Sta in piedi, però Matteo dice: si pose a sedere sul monte. Gesù siede. Che richiamo è questo? Ricordate voi le scuole superiori le fate diversi di voi? No, scuola media? Sì. Terza media? Prima? Seconda? L'Olimpo che cos'è? L'Olimpo? Non c'è nessuno? La sede? Dove ci sono tutti gli dèi e come sono rappresentati questi dèi sul monte? La divinità come è rappresentata? Con un'immagine che quando più solenne è, più sta seduta. Avete mai esistito dei re? Quando il re riceve qualcuno, lui sta su una scala, quelli antichi, di una volta. Lui sta su un trono alto, seduto, e poi chi viene ci parla in piedi e lui seduto su questo trono alto. Chi comanda è posto sempre in alto e non può essere avvicinato, deve stare giù. Questo è nella raffigurazione antica. E chi deve parlare con chi comanda deve stare sottoposto a lui, più basso. Così era raffigurato anche Dio o le divinità sul monte dell'Olimpo. Ma per tutte le divinità era così.
Era così anche qui a Festum, giù nella valle di Tempi, che ammiriamo ora. E poi mica si poteva andare tutti nel tempio. Chi poteva accostare la divinità? Chi? Tutti potevano andare alla presenza della divinità. Chi ci poteva andare? Solo il sacerdote. La divinità non stava a disposizione di tutti. Questo nelle religioni antiche. E in quella ebraica, ancora peggio, perché il sacerdote poteva entrare nel luogo più santo, dove era conservato, dove era conservata l'arca, il baule, dove era rimessa la tavola di Mosè, delle leggi, una sola volta all'anno poteva entrare, non sempre, una volta all'anno, per dire il nome di Dio e offrire preghiere, e poi uscisse. Non poteva entrare più in quel luogo, e gli altri a secondo della classe. Quindi chi entrava nel tempio iniziava a trovare dei recinti. Nel primo recinto potevano entrare tutti, il primo cortile, poi si andava oltre solamente alcune persone, fino ad arrivare alla fine che poteva entrare solo il sommo sacerdote. Dio era inavvicinabile e poteva essere pregato attraverso altri. Così lo immaginavano gli antichi e così lo immaginavano anche i nostri padri nella fede, cioè il popolo ebraico, i nostri fratelli maggiori, Abramo, figli di Abramo. E Gesù invece che cosa fa? Sale su lui, come Mosè, siede come una divinità, come un re, come un potente, ma a differenza degli altri, la gente si avvicina a lui, i suoi discepoli gli vanno incontro e si fermano davanti a lui e lui inizia a parlare. Qui è sconvolta ogni concezione di divinità. Gesù fa cadere con questo atteggiamento tutte quelle barriere che l'uomo aveva costruito e tutte quelle persone intermediarie tra lui e il popolo. Tutti possono sedere, tutti possono ascoltare, tutti possono intervenire, parlare con Dio. Non è un Dio molto, è un Dio che parla, non è un Dio lontano, ma è un Dio che si fa vicino ad ogni persona, è un Dio che ama. E la nostra fede inizia qui ad entrare in gioco. Perché questo Dio nel parlare usa un linguaggio che mette insieme la fede dei padri con l'insegnamento del Figlio di Dio per tutta l'umanità. Mi fermo un attimo sui numeri, non do io, mi fermo sui numeri. Quante sono le beatitudini? Le otto beatitudini, ma la vedi un suggeritore? Ah no, due suggeritori, no, l'hanno detto loro. Otto beatitudini, che cos'è il numero otto? Non nella coppia, ma nel testo biblico, che cos'è? Otto. Quanti sono i giorni della settimana? E il numero otto che significa? Come? Dici? La pienezza, cioè la... Quando è lì sotto Gesù? E quando è lì sotto Gesù? Nell'ottavo giorno.
Ma come nell'ottavo giorno? Se già sul sette, perché nell'ottavo? Perché la pienezza è dopo il compimento. Che significa? Gesù ha fatto il mondo in sei giorni, il settimo si è riposato. Per gli ebrei, quindi il settimo, il numero sette, indica pienezza, è completo. Tutto è chiuso con il numero sette. E tanto è vero, questo numero nella Bibbia ritorna spesso. Gesù invece inizia a parlare di otto giorni. San Luca negli Atti degli Apostoli dice il giorno dopo il settimo, cioè l'ottavo. Perché? Perché è il giorno della risurrezione di Gesù. Vuoi la pienezza? Inizia a metterti nel raggio di luce della risurrezione, lì è la pienezza. Nella luce dell'ottavo giorno, lì troverai la pienezza, dopo quello che è avvenuto già e che ora finalmente si manifesta con una forza nuova, quindi il passo in avanti che ci porta il completamento di questa pienezza, l'ottavo giorno. Le beatitudini sono otto. Infatti Gesù è risuscitato il primo giorno dopo il sabato. E San Matteo ci fa vedere che chi vive così, chi vive nella luce di questo ottavo giorno, vivrà per sempre, vivrà di una vita non più interrotta dalla morte. Perché? E perché il settimo giorno è il giorno del riposo. E anche Gesù è entrato nel riposo del settimo giorno, con il corpo, perché l'anno settimo era nella tomba il settimo giorno. Ma poi ha infranto questo muro ed è risorto da morte nel giorno dopo il riposo. Ha rimesso tutto in movimento, ha dato un orizzonte nuovo, ci ha fatto vedere una realtà che poi è la realtà sempre, la vita nostra, ma con una luce nuova, con una forza nuova, e la forza della nostra fede nel Signore risorto da morte. Con Lui risorto, diciamo nella liturgia, tutto viene. E così avviene. Così avviene. Un'altra curiosità. Nel testo greco, le beatitudini, questo vi dico solo così come curiosità, le beatitudini sono 72 parole. Sono costituite da 72 parole, come i popoli pagani nel libro della Genesi, sono 72. Mentre i comandamenti erano per il popolo di Israele, le beatitudini Gesù le dice per tutti i popoli. Il numero richiama l'orizzonte universale dell'umanità. Gesù sta parlando per tutti, non solo per Israele. Quindi tutti possono essere beati, non solo quelli che fanno parte della nostra cerchia, non sono beati quelli che vengono all'Azione Cattolica o agli Stati, non sono beati quelli che vengono al pellegrinaggio, alla giornata della gioventù, e gli altri non sono beati. Sono beati chi è povero di spirito, cerca la pace, eccetera. Questi sono beati. Ma come non corriamo il rischio di fare queste belle cose se non siamo beati e ci sacrifichiamo pure? Certo, se lo facciamo solo per questo non siamo beati. Siamo beati quando rivediamo il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere e lo facciamo rispondere di più a quello che Gesù ci dice nelle beatitudini. Vuoi essere allora beato? Cosa devi fare? Andare a piedi a Granada?
anche. Ma basta? No, non basta. Per essere beato e per vivere felicemente la vita, sapete una parola ebraica, beati, beato, che cosa indica? Indica la felicità degli dei, la felicità di Dio, Hashem, indica la felicità. Vuoi essere felice? Per essere felice devi vivere secondo quell'insegnamento che Gesù ci ha dato. Signore, facci essere così felici. Aiutaci, perché noi tante volte pensiamo che siamo felici se stiamo chiusi nelle nostre cose. Chi c'ha in tasca l'aria o l'iPhone? Qualcuno ce l'ha. Ed è più felice se uno ha l'iPhone o se uno ha, come si chiama l'altro, con la lastiglia? Non siete aggiornati, lo so, non sono un problema. Chi è più felice? Chi possiede un'applicazione nuova? O chi invece è antiquato con un telefonino che ha i tasti pure molto grossi e rumorosi? Chi è più felice? Chi sa l'iPad? No, chi sa l'iPad è più felice? Questi sono i criteri nostri. Gesù chiaramente all'epoca se non c'era l'iPad, ma evidentemente forse lo conosceva molto Gesù l'iPad, per la sua conoscenza, ma certamente Gesù ci deve indicare la via della felicità che deve vivere per la nostra umanità. E allora adesso ci sforzeremo di fare questo, camminando, mettendoci in cammino, andando per la strada, uscendo fuori dal nostro chiuso, che è anche rassicurante perché stiamo bene nei luoghi che conosciamo. Invece vogliamo fare questo itinerario per dire, Signore, dacci la forza che ogni giorno io possa essere felice incontrandomi nelle persone, servendomi nel bene, vivendo da fratello. Dammi questa forza qui e dammi questa beatitudine, questa felicità, perché possa essere veramente persona aperta a tutti e in tutti avere forza e felicità.